serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bentornati, raga, in questo nuovo video con Xavix. Oggi, raga, vi spiegherò come, porca la madosca, finalmente finire delle sopravvivenze. Perché parliamoci chiaro, chi è che ha mai fatto una sopravvivenza e l'ha completata tutta? Veramente in pochi, se non nessuno. Quindi, ragazzi, requisito: vi prendete una Issy e la usate come veicolo personale. Dopodiché, come avete appena visto, andate ad avviare il lavoro da titano, ragazzi. Vi sto praticamente riproponendo la God Mod, ragazzi, e vi spiego come usarla bene. Allora, una volta che siete nella lobby del lavoro da titano, dovete comprare per forza le munizioni e i giubbotti, ragazzi. Una volta che avete comprato queste due cose, se volete farlo con dei vostri amici, potete invitarli dentro il lavoro da titano, così vi buggate insieme. L'importante è che ognuno ha la sua Issy, ragazzi, che per fare questo glitch bisogna che abbia la modifica dell'arena, ok? L'importante è che ha questi spuntoni per fare il bug e buggarci. A questo punto andiamo ad avviare il lavoro da titano e una volta che saremo all'interno, che saremo spawnati, andremo davanti alla Issy, ragazzi, mireremo verso la portiera, dopodiché cliccheremo il tasto per accovacciarci e ci appoggiamo alla portiera, come vi faccio vedere io in questo momento. Quindi mi avvicino, miro, clicco il tasto per accucciarmi e mi avvicino alla portiera. A questo punto vado fino al culo della portiera e tento di mirare verso l'alettone. A quel punto sentirete vibrare il pad. Se non vi vibra, raga, andate nelle impostazioni e attivate la vibrazione. Ogni volta che vibra vuol dire che vi state glitchando perfettamente. Più state qua dentro a glitcharvi in questa maniera, più la God Mod sarà potente. Non è che proprio una God Mod, ragazzi, perché dopo una quindicina di ondate la God Mod, diciamo, si svanirà, quindi moriremo. Quindi, raga, io sono stato qua con i ragazzi per circa 2 minuti. Siamo stati a fare la stessa cosa per 2 minuti e quindi il risultato è stato che alla fine siamo riusciti a completare tranquillamente la sopravvivenza, che adesso vi faccio vedere, ragazzi, una volta che siamo buggati correttamente. Potete stare, raga, anche una ventina di minuti a fare sta cosa e vi assicuro che dopo 20 minuti resistete anche a un orbitale, perché l'abbiamo provato e l'hanno provato in passato. A questo punto vi sparate la pistoletta e controllate se siete buggati. Come vedete non scende niente, quindi possiamo quittare l'attività. Una volta che siamo spawnati, ragazzi, nella free mod, non ci resta altro che andare ad avviare la sopravvivenza che voi volete. Siccome c'è la sopravvivenza con gli RP doppi, io ne approfitto e farò una di quelle di Halloween, senza starmi tanto a sbattere a cercarne alcune. Però voi, siccome c'è questo glitch, approfittatene, potete farle tutte. Intanto fate la mira, fate la forza e vi divertite. Fate un paio di soldini, un po' di RP e vi togliete degli sfizi che non vi siete mai riusciti a togliere, ragazzi, perché completarle è veramente un casino. Quindi una volta, ragazzi, scelta l'attività, l'avviate normalmente, fate entrare i vostri amici normalmente e poi fate l'attività non tanto normalmente, perché saremo in God Mod, ragazzi, ci sciacquano le palle e noi li scassiamo tutti. Ora vi lascio tutta la sopravvivenza dalla prima alla decima, raga, e ve la lascio velocizzata. Se volete vederla, la vedete. E niente, raga, io spero che questo video vi sia stato d'aiuto, che vi aiuterà a finire tutte le sopravvivenze, cosa che nessuno o pochissimi sono riusciti a fare normalmente. Bella, raga, alla prossima. Lasciate like, mi raccomando.